saluti della città di Foggia, che ho l'onore e l'onore di rappresentare, e di salutare con piacere questa realtà che si inserisce in questo contesto dell'ASI, che deve diventare a tutti gli effetti il fiore all'occhiello dal punto di vista economico del territorio di Capitanata, perché questa zona ASI merita un'adeguata attenzione, e lo dico non solo come socio dell'ASI e come rappresentante del CDA dell'ASI, ma penso che questo territorio è una zona che deve ancora decollare, deve creare quelle adeguate infrastrutture, grazie anche al supporto di imprenditori che hanno investito per quanto concerne la logistica, e imprenditori che hanno contestualizzato le loro attività in questo territorio, perché questa deve diventare realmente, con i potenziamenti adeguati dal punto di vista infrastrutturale, una piattaforma di decollo, di stoccaggio, di trasformazione del nostro prodotto. E quel nostro prodotto, io guardo sempre al settore agroalimentare come il settore trainante e il settore che ha dato a questo territorio una identità forte e significativa dal punto di vista economico. Quando altri un po' annaspavano in Puglia, il territorio di Foggia, per la grande vocazione agricola, era il motore trainante dal punto di vista economico della Puglia e del Mezzogiorno d'Italia, era il fiore all'occhiello. Purtroppo il declino un po' nell'agricoltura, ma anche per quanto concerne la fiera di Foggia, ecco, hanno un po' fatto fare a questo territorio passi indietro. Ma la grande forza di questo territorio, che è andata avanti al di là della politica, è andata avanti al di là delle istituzioni, al di là delle attenzioni che meritava e merita questo territorio, che dobbiamo colmare. Quindi noi chiediamo, e colgo l'occasione non solo per salutare in maniera positiva questo evento, perché questo è un riconoscimento ambito. L'anno scorso sono stato dai Mulini di Tama, dove con piacere ho apprezzato il riconoscimento ai fratelli Sannella di aver realizzato questo marchio storico di Tama, del pastificio Tama, così come l'anno precedente sempre su questo territorio c'è stato il riconoscimento dell'impresa Lotras, che è leader del trasporto merci, del trasporto cargo. Quindi siamo un territorio ricco, dobbiamo essere consapevoli. Io sono stanco e stufo di sentire questo piagnistero dove ci si lamenta. Noi dobbiamo essere consapevoli, e questo è un cambiamento culturale che dobbiamo avere. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre potenzialità. Solo così possiamo riprendere quell'orgoglio smarrito, quel motore trainante che era la Capitanata negli anni 70. Noi dobbiamo essere consapevoli che questo territorio ha tante potenzialità, ma dobbiamo crederci, dobbiamo accompagnare i nostri imprenditori. Accompagnare non significa solo dal punto di vista istituzionale, ma mi fa piacere che qui c'è anche un rappresentante del mondo della finanza bancaria, che ritengo che oggi le banche devono fare la prima parte. Io ho sempre visto le banche su questo territorio un centro di raccolta, e non hanno, a differenza delle altre banche del nord, e sappiamo che ne hanno combinate di tutti i colori, poi alla fine qualcuno parla di un mezzogiorno che aspetta l'assistenzialismo. Beh, io penso che questo mezzogiorno merita rispetto, e le banche devono fare la prima parte, devono sostenere queste iniziative. Il mezzogiorno ha bisogno di rispetto quando parlo di avere le stesse opportunità degli imprenditori del nord, quando qualcuno parla
di questa autonomia lombarda o veneta, io saluto con piacere, ma lo saluto perché noi vogliamo che anche questo territorio abbia una propria autonomia, ma partendo da un punto fermo. Dobbiamo riprendere e colmare, semmai più che riprendere e colmare, quegli anni dove gli investimenti in termini infrastrutturali si sono visti più a nord rispetto a sud. E allora dobbiamo colmare questo vuoto, dobbiamo dire con forza che non vogliamo assistenzialismo perché abbiamo la testimonianza di avere la forza, imprenditori che ci credono, un territorio ricco, ma dobbiamo avere quelle infrastrutture per avere la stessa competitività rispetto alle imprese del nord, perché è facile essere competitivi se il proprio prodotto viene sbarcato in un'area europea in tempi ristretti rispetto a un territorio, un prodotto del sud. E questa è la sfida che dobbiamo tutti abbracciare, far capire a chi governa a livello nazionale che non abbiamo bisogno di assistenzialismo, ma abbiamo bisogno di infrastrutture, perché abbiamo imprenditori seri che vogliono continuare a investire su questo territorio. Quindi colgo l'occasione per fare i miei ringraziamenti al presidente del Rosso Gargano, perché ritengo che sia un prodotto di qualità. Quando parlo che noi dobbiamo fare la differenza nella qualità, perché se vogliamo competere nella quantità rispetto a una globalizzazione siamo perdenti. Noi siamo vincenti se riusciamo a produrre un prodotto di qualità. Questa è la sfida, questo è il messaggio che voglio lanciare tutt'oggi, ma soprattutto ritengo che questa sfida è una sfida che imprenditori foggiani, imprenditori di Capitanata ci credono e insieme a loro dobbiamo crederci tutti quanti noi e dobbiamo accompagnarli partendo dalla politica, che molte volte da me per primo, lo dico per fare una giusta autocritica, noi ci riempiamo eccessivamente di programmi, di pronunciamenti, ma molte volte non siamo concreti e attivi così come lo sono i nostri imprenditori. Questo lo dico a me stesso, ma lancio soprattutto questo messaggio a chi ha i cordoni della programmazione, a chi ha i cordoni anche economici, che ritengo sia oggi la Regione Puglia, che deve guardare a questo territorio non più come una Cenerentola, non più come una zavorra, non più come un peso, ma come un territorio che può essere trainante per la Puglia e per il Mezzogiorno d'Italia. Grazie e complimenti.